Le onde gravitazionali, che sono una cosa più, oggi sono una superstar, cercano onde gravitazionali, materia oscura, sono le cose assieme all'utilizzo, le cose più ricercate di adesso, non sono individuali. Non sono individuali perché sono troppo deboli. Giove emette onde gravitazionali, però emette circa un fatto. E vedete un'onda gravitazionale che è lunga un miliardo di chilometri. Cioè non è praticamente rilevante. Però Giove emette circa un fatto. E in mille miliardi di 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 anni Giove cadrà sul Sole. L'energia che emette è minima, ma alla fine, se viviamo abbastanza tempo, anche Giove cade sul Sole. Non siamo riusciti a rivelarle neppure in campi gravitazionali spaventosamente intensi di oggetti spaventosamente vicini. Non sono riusciti a rivelare le onde gravitazionali, però ne hanno messo in evidenza sicuramente l'esistenza. Mi spiego. C'è una coppia di pulsar di stelle di neutroni, quindi quando lo chiamiamo di pochi chilometri, che ruotano una vicino all'altra, molto vicino. Sono masse del tipo masse solari che ruotano a distanze di pochi chilometri, quindi a velocità incredibili, con accelerazioni centripete incredibili, accelerano un campo gravitazionale, emettono onde gravitazionali, emettono onde gravitazionali. Siamo riusciti a rivelarle? No. Però nel corso di alcuni anni l'orbita di questi due oggetti si stringe. La velocità con cui ruotano l'uno attorno all'altro aumenta e il tempo che ci mettono per descrivere l'orbita diminuisce. Questi due oggetti nel corso degli anni sono diventati più vicini, hanno perduto energia, quindi meccanica, l'hanno perduta, l'hanno dispersa nello spazio, esattamente in accordo con la teoria delle onde gravitazionali, della relatività generale. Cioè, hanno preso il primo nome, però non si è riusciti a rivelare l'onda gravitazionale, ma l'effetto cumulativo degli anni di onda gravitazionale sì. Quindi è già è un fortissimo segnale che l'onda gravitazionale esiste. Quindi, anche se c'è rotazione, se la massa è abbastanza grossa, la concentrazione è abbastanza forte, la gravità vince lo stesso. Nel centro delle galassie la forza della rotazione non è riuscita a contrastare le galassie. Si è trasformato il tutto in energia radiante, è stata irradiata e al centro si è formato il tutto. Sembra che ci sia in tutte le galassie. Ora, non si può dire che ci siano in tutte le galassie perché dal punto di vista scientifico non si può dire c'è in tutto. C'è in tutto dove è stato cercato. Cioè in tutte le galassie in cui è stato cercato di poter accettare è stato fatto. Quindi tutto fa pensare che probabilmente c'è dovunque. Per dire c'è dovunque bisogna controllare tutto, questo non è possibile fare. Però ci accontentiamo. Al centro delle galassie in formazione la massa era talmente elevata, la densità era talmente elevata che l'intoppo di distanza e l'intoppo di rotazione non hanno potuto. E si è formato un buco nero. Cioè quello che altrove ci ha messo tanti miliardi di anni per arrivare alla situazione attuale e che permetterà di durare ancora più anni al centro delle galassie non è stato sufficiente. È un fenomeno che è avvenuto velocissimamente, ma acceso sta fare no? Ma si vede bene che parlo forte io. Questo processo che al di fuori del centro delle galassie avviene in molti miliardi di anni e che permette a noi di stare qua, al centro delle galassie è avvenuto tutto in un battibaleno. Cioè le forze di intoppi che hanno provato a contrastare la forza della gravità non sono riuscite a niente. Hanno ceduto subito e sono state subito messe da parte. Lontano queste zone centrali estremamente dense, estremamente compatte, la forza della gravità è stata ostacolata.
proposito, questa la devo leggere perché a memoria non lo ricordo. Vi leggo due punti di vista completamente contrastanti sull'universo. E sono di come uno è Weinberg, che credo che non avrebbe comunque si interessi un po' di fisica, non ha bisogno di dirgli che è Weinberg. E l'altro è Dyson, che è un fisico famoso. Dyson parla, cita di questo che devo leggere, Ko Fung, che è un famoso filosofo cinese antico, che dice: vi sono cose chiare come il cielo, eppure gli uomini preferiscono stare sotto una botte rivoltata. Cioè, il cielo ci dice tanto. Ci dice tanto. Basta poterlo vedere, e non tutti vogliono vederlo, e non sì. E ci sono due punti di vista, uno appunto di questo Dyson e l'altro di Weinberg, che sono completamente antitetici. Weinberg è un agnostico, campione mondiale degli agnosticisti, dice: se noi guardiamo l'universo vediamo temperature di 270 gradi su zero, temperature di 200 milioni di gradi e anche di più. E noi possiamo vivere in un lasso di temperature fra, diciamo, meno 50 più 50, insomma, in un range di temperature che è estremamente piccolo rispetto a quello che può succedere nell'universo. Cioè le condizioni in cui noi ci troviamo sono estremamente piccole, sia nella scala delle temperature che nella scala dei tempi, che nella scala delle densità. Cioè, secondo Weinberg, noi siamo i vincitori di una spaventosamente complicata lotteria cosmica. Cioè Weinberg dice: noi siamo i vincitori di una immensa lotteria cosmica. Dyson invece, forse il principio antropico, dice: abbiamo studiato l'andamento della forza di gravità, che lasciata da sola avrebbe portato alla fine dell'universo, cioè ha ridotto la radiazione di fondo nel giro di pochi milioni di anni. Cioè, se la gravità fosse stata libera di agire da sola, nel giro di pochi milioni di anni sarebbe finito tutto. Cioè, è finito tutto con una grande radiazione di fondo, diffusa, bassa temperatura, inutilizzata. La natura gli ha messo sulla strada tutta una serie di intoppi che hanno reso possibile la nostra esistenza. Quindi, dice Dyson, forse l'universo ci è amico. Questo è, direi che è l'espressione massima del cosiddetto principio antropico, che dice: l'universo è fatto così perché noi possiamo stare qua a chiacchierare e discutere e e il contraltare e Weinberg che dice: abbiamo vinto una spaventosa lotteria. Sono due punti di vista completamente diversi. A voi la scelta. A voi la scelta. Questa è la... Ora stavo facendo qua, parlando di domande. C'è qualche domanda? Per me faccio un'altra io. La materia cosa c'entra in tutto questo discorso dell'inferno? Ecco, dunque, noi abbiamo... Ah, però ci sarà una conferenza a sé stessa sulla materia oscura, proprio su questa problema. La materia oscura serve. Cioè serve perché se noi guardiamo una galassia, se noi guardiamo una massa di galassia e la struttura generale dell'universo, vediamo che la materia che c'è non è sufficiente a giustificare la situazione. Cioè una galassia vuota su se stessa, la nostra. Oggi gli strumenti sono abbastanza precisi per permetterci di scoprire, di misurare la rotazione. La galassia vuota su se stessa, gli ammassi di galassie stanno assieme e tutto fa pensare che siano stabili. Però facendo i conti con la meccanica newtoniana, con la materia che vediamo, la galassia dovrebbe disfarsi in due giri, cioè 200 milioni di anni dispersa completamente. Gli ammassi di galassie non dovrebbero neanche dovuto formarsi.
e invece tutti sì, alle galassie degli ammassi durano da 10, 12, 13 miliardi di anni, quindi sicuramente qualcosa ne tiene assieme. La gravità come la conosciamo non basta. Ora, la parola materia oscura è fuorviante, perché si può pensare, ok, abbiamo visto le nuvole oscure, non basta, perché noi la materia oscura la vediamo bellissima. Cioè, se noi siamo a buio, la materia è freddissima, noi la riveliamo con le microonde. La materia emette radiazioni sempre, a qualsiasi temperatura si trovi, emette raggi gamma, raggi X, ultravioletti, luce visibile, infrarossi, microonde, onde radio, tutta la materia che ha una minima temperatura, anche il fondo a microonde, che è la temperatura più bassa che esista nell'universo, a 270 gradi su zero, è un fondo che è diffuso su tutto l'universo. Quindi noi la materia oscura, cioè che non brilla, la vediamo benissimo. Tutta la materia oscura, cioè le nebulose che non si sono ancora condensate, non è sufficiente a giustificare della rotazione delle galassie né gli ammassi di galassie e neanche la formazione degli ammassi di galassie dopo il Big Bang. Cioè la forza di gravità, che è quella che governa l'universo, non è sufficiente a portare un universo diffuso come dopo il Big Bang alla situazione attuale in tempi ragionevoli. Noi vediamo galassie già formate dopo un miliardo di anni dopo il Big Bang. Non è sufficiente la gravità a formare. E allora serve della materia che aumenti la forza di gravità. Però questa materia non deve partecipare alla reazione termonucleare. Cioè, questa materia deve esprimere la forza di gravità, perché ci serve, non possiamo farne a meno. Allora, sapete, non c'è modo di fare a meno di questa forza di gravità in più, che ci serve. Ma se la materia, questa materia qua, avesse le stesse caratteristiche della materia che conosciamo, avrebbe facilmente trasformato questa energia gravitazionale in una radiazione particolare e l'avrebbe dispersa. Quindi si sarebbero formate stelle di materia ordinaria, stelle di materia oscura, galassie di materia oscura, ammassi. Quindi ci sarebbe un universo parallelo di materia uguale alla materia ordinaria fatto di materia oscura. Però questo non succede. Quindi noi abbiamo bisogno di materia che collabori alla forza di gravità, ma non alla radiazione elettromagnetica. Cioè abbiamo bisogno di materia, e il nome originale era più sensato, si chiamava materia esotica. Noi la chiamiamo materia oscura perché è nata come materia mancante, non come materia oscura. Noi abbiamo trovato materia oscura, va bene, le cose devono bene, tutti parlano, non è materia oscura. Si chiama materia esotica. In questo senso, serve della materia che abbia l'energia, che eserciti la forza gravitazionale, cioè tenga assieme la galassia, tenga assieme gli ammassi, ma non abbia modo di disperderla. Cioè, noi abbiamo visto che la vittoria finale della forza di gravità c'è perché? Perché la materia ordinaria disperde l'energia meccanica, trasforma l'energia meccanica in energia termica e la disperde sotto forma di radiazione. Ma se la materia ordinaria non avesse il modo di disperdere l'energia sotto forma di radiazione, le stelle non si sarebbero formate, perché le nubi, due corpi completamente elastici, si picchiano dentro, si rimbalzano, non succede niente. Per succedere qualcosa bisogna che quei corpi si picchino dentro e non rimbalzino. Una parte della loro energia sia trasformata in calore e venga dispersa sotto forma di radiazione. La materia oscura non deve poterlo fare. Cioè la materia oscura deve collaborare alla gravitazione perché ci serve. Cioè, se possiamo fare un esempio pratico, è come un marito che paga gli alimenti che si vede dentro. ecco, però è un esempio cazzo.
cioè la materia solida deve collaborare alla forza di gravità, ma non deve disperdere energia meccanica sotto forma di radiazione. E quindi può essere dispersa. Quindi la materia solida c'è. Ora, ma il problema è, se la materia oscura non agisce elettromagneticamente, all'inizio si chiamava WIMP, no? Wimpling della fibra silvatica, cioè particelle massicce debolmente interattive. Se non agisce elettromagneticamente, come facciamo a rivelarla? Cioè noi, tutto quello che vediamo dell'universo, lo vediamo, sentiamo, percepiamo, perché abbiamo delle radiazioni elettromagnetiche, onde radio, raggi X che ci arrivano, vediamo le cose, vediamo come si muovono, ma se questa materia oscura non emette radiazioni elettromagnetiche, come facciamo a rivelarla? Mistero. Si pensa l'esperimento che sta a farlo oggi, che è l'unico che pare, lo rifaranno in mostrata, che pare dia qualche speranza, è questo. La materia scura c'è, non possiamo rivelarla, elettromagnetica, va bene, noi stiamo fermi, mettiamo un cristallo particolare di materia particolare profondo sottoterra, la materia scura passa attraverso tutto, c'è qualche minima possibilità che un atomo, chiamiamolo, non lo sappiamo cosa sia, una particella di materia scura, picchi sotto questo cristallo e rimbalzi. Se rimbalza, io non lo vedo lui, però vedo la materia ordinaria che è un contraccolpo e a vibrare. Ciclicamente la Terra gira attorno al Sole, se riesco a mettere in evidenza delle vibrazioni in sintonia con la rotazione della Terra attorno al Sole, sembra che ci siano riusciti. Posso immaginare che camminando la Terra dentro una materia oscura arrivino delle particelle, ogni tanto qualcuno appicchi sul mio cristallo rivelatore, gli dia una scossetta e rimbalzi indietro. Questa è per ora l'unica speranza di risultati riguardo al rivelare la materia oscura. Però ci serve, non se ne può fare niente. E i neutrini non c'entrano niente. Il problema dei neutrini è anche questo. Serve della materia oscura che sia anche abbastanza ferma. Prima di tutto i neutrini, ammesso che abbiano massa, alcuni hanno massa da rivelare, è pochissima e poca roba rispetto a quello che si vede. Ma i neutrini, essendo così, viaggiano praticamente alla nostra luce. Quindi all'interno di una struttura come la nostra galassia, la galassia non se ne accorge neanche che esistano i neutrini. Cioè sono troppo veloci. In 100.000 anni escono dalla galassia, attraversano da qualche parte. Non riesci, ci vuole, per la materia ce ne vuole più dei neutrini e che sia moderatamente fermo. Cioè che esercita la forza di gravità, ma dalla materia che viaggia la nostra luce di spesa. Forza di gravità vuole che viaggia veloce, non esercita nessuna forza di gravità. Ci vuole quindi una forza di gravità immensa fatta da questa massa che si rompe ferma. E poi dice, se arrivato in fondo, ma no, e poi c'è il fatto di gravità accedere. Quindi serve anche un'energia oscura. E se dalla materia oscura sappiamo zero, dell'energia oscura sappiamo zero. Perché la materia oscura non sappiamo cosa possa. Ma l'energia oscura è negata, però sono cose che servono, cioè le evidenze dell'esistenza dell'universo così come lo vediamo. Superiore alla temperatura della luce di ferro, la luce di ferro è
quindi dovrebbe raggiare quando la temperatura della colonnina di fondo è al di sotto di 100 gradi, cioè cominciare a raggiare fra 10 alla 60 anni, 10 alla 60 anni vuol dire miliardi di anni. Un tempo che non significa niente. Sì, ma deve essere. Però dato che la pressione è proporzionale diversamente alla massa, eccetera, era così bella. Cioè io mi medesimo un po' in uomo, non è che. Sì, ma è così bella questa teoria, perfettamente inutile, perché è una cosa che avrà 10 o 100 anni. È così bella che ha veramente inventato il minimo chinese, cioè lo chinese piccolo. Però abbiamo visto quanti doppi ci sono. Prima di formare un lungo nero piccolo che possa irraggiare, ad esempio, ci c'è l'intoppo di compressibilità della materia, c'è il limite di Chandrasekhar, principi di esclusione di pari per il neutrone, cioè è una cosa che se è quello che mi ricordo che abbiamo visto di bambino mi diceva i futuribili, quello che succederebbe se succedessero due cose che non succederanno mai. Benissimo. Dobbiamo comunque sì. No, mi dico. La prima funzione dell'idrogeno pesante che parla dell'idrogeno. Scontro tra due protoni, uno diventa neutrone, ma non si parla della carica. Emette un antielettrone con un trino. Cioè è quello che il decadimento è la trasformazione inversa, di sopra il protone, il neutrone si trasforma in un protone che viene un antielettrone con un trino. La inversa è l'inverso, cioè invece di mettere un elettrone mette un antielettrone con un trino. Però sì, però ci vuole, bisogna che il protone per fare questo abbia abbastanza energia per fare l'elettrone. Cioè, deve essere terribilmente più energico di quelli vicini, quindi avviene ogni 10 gradi. Proprio rarissimo. E avviene per fare tutto. Però non possiamo fare la prossima, se venite a sesta e non lo faremo la testa, dovremo anche fare tutto. Io cedo la parola. Ascoltare una sintesi di fisica che difficilmente si può sentire. Ecco, come vi dicevo,